La giornata mondiale della lingua greca ha avuto Napoli tra le sue promotrici più convinte. È un'idea che in qualche modo ha preso piede nella nostra città insieme agli amici della comunità ellenica di Napoli. È stata poi accolta dal Parlamento greco e diventato un appuntamento culturale tra i più significativi di Europa e del Mediterraneo, dal mio punto di vista, perché questo appuntamento ci riporta alle nostre radici, alle radici dell'Europa, e quindi al fatto che, nonostante la drammatica crisi e i grandi errori, questo grande ideale europeista non si deve smarrire e non deve declinare, perché questo vorrebbe dire tradire noi stessi, tradire le origini della nostra cultura. Come si dice, Atene e Gerusalemme sono in qualche modo i nostri cardini identitari e fondativi. Nella sala conferenze del Museo Archeologico Nazionale di Napoli è stata presentata la Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Greca, promossa dalla Comunità Ellenica di Napoli e Campania in collaborazione con il Comune di Napoli e del Museo Archeologico Nazionale. Alla presenza di presidi e docenti sono state illustrate le numerose iniziative predisposte con il coinvolgimento di istituzioni e scuole che parteciperanno al progetto. È la quarta volta che festeggiamo la Giornata Mondiale della Lingua Greca a Napoli. E Napoli è stata promotrice della mobilitazione per istituire la Giornata Mondiale della Lingua Greca. Il Parlamento ellenico ha votato l'anno scorso l'istituzione della Giornata Mondiale della Lingua Greca. Noi puntiamo a che diventi veramente una giornata mondiale della lingua greca, e lo sta diventando. Dopo 4 anni, quest'anno avremo dei collegamenti con diversi paesi e con moltissimi licei, e in Italia l'8 e il 9 febbraio festeggeranno oltre 50 licei italiani la Giornata Mondiale della Lingua Greca. A Napoli avremo 30 licei italiani e 10 licei greci. Ritrovarci intorno al grande pensiero umanistico, e poi per noi ovviamente si tratta di qualcosa di fondativo, sono le nostre origini, le nostre radici, il nostro nome, la nostra storia, la nostra identità, il nostro presente e il nostro futuro, perché intorno alla grande cultura universale di cui Napoli è prodotto e testimonianza, possiamo progettare un futuro migliore e diverso, e soprattutto aperto alle prospettive delle nuove generazioni, che debbono riscoprire anche il senso di una responsabilità, perché essere napoletani è tante cose, tante difficoltà e tante opportunità, ma io penso che sia una grande responsabilità di fronte al mondo.